Eccoci tornati di nuovo in diretta con il nostro Instant Focus, spazio questo interamente dedicato alla politica perché è partito il countdown in vista delle elezioni di domenica prossima del 25 di settembre. Si è chiusa quindi ufficialmente anche la campagna elettorale, una campagna elettorale last minute che è avvenuta tra l'altro in un periodo molto particolare, insomma quello estivo ferragostano. Una campagna elettorale che è stata caratterizzata da un fenomeno, una particolarità, ovvero lo sbarco dei politici su TikTok, il social network più amato dai giovani. Qual è l'intento? È presto detto, è appunto cercare insomma di raccogliere voti e preferenze anche tra la popolazione più giovane, la cosiddetta generazione Z, e soprattutto strapparla ad una tentazione, quella dell'astensionismo. Qual è stata però la reazione della community? È stata una reazione immediata e soprattutto non sempre rispondente alle aspettative dei politici stessi. Anche le critiche sono piovute nei confronti di molti di loro. Analizzeremo tutto questo insieme al nostro ospite che ci ha raggiunto in collegamento, l'imprenditore digitale Mike Cosentino, a cui naturalmente do il benvenuto. Grazie per essere qui con noi oggi. Grazie mille, grazie a voi. Ecco, Mick, sul perché i politici abbiano scelto di approdare anche su TikTok, appunto è presto detto, TikTok è un social veramente in grande espansione con ormai 15 milioni di iscritti in Italia, addirittura tra l'altro è tra i brand più in ascesa in assoluto in questo momento storico. Però ti chiedo, ecco, tra giornali, quindi carta stampata, televisione, internet e altri social media, i politici avevano davvero bisogno di TikTok per questa campagna elettorale? Ma allora, ci ho pensato molto a questa domanda in realtà, perché mi è stata fatta parecchie volte e sinceramente penso che abbiano fatto la cosa giusta, perché sia per il breve termine sia per il lungo termine. Sai, ogni singolo social, come abbiamo visto, da Facebook, poi Instagram, Snapchat e via dicendo, sono sempre stati prima adottati dai giovani, poi piano piano dalle persone un po' più grandi, quindi dai ragazzi under 30 e poi under 40, e poi abbiamo iniziato a trovare i nostri genitori su Facebook e via dicendo. Avverrà la stessa identica cosa con TikTok, sta già avvenendo, no? E quindi, considerando che la maggior parte delle persone oggi sono più rivolte con gli occhi sul telefono rispetto a guardare la strada, purtroppo, inevitabilmente bisogna essere all'interno di questo schermo che in qualche modo è una sorta di metaverso ormai. Si parla tanto di metaverso, okay, ma stiamo già vivendo con questi cellulari all'interno di un metaverso, perché la maggior parte delle persone spende veramente ore e ore e ore. C'era uno studio, penso che un giovane al di sotto dei 30 anni passi più di 3 ore solo su TikTok in media, che è tantissimo se ci pensiamo. Quindi se io voglio cominciare ad educare un pubblico verso una determinata direzione, qualsiasi essa sia, devo necessariamente essere lì. Quindi da un punto di vista di marketing e di comunicazione, dal mio punto di vista hanno fatto la cosa più giusta. Poi il come, insomma, ne parleremo insieme oggi. Eh sì, infatti no, bisogna analizzare assolutamente la questione del come, perché TikTok è un social che ha una natura abbastanza particolare, definita fondamentalmente da alcuni elementi, cioè l'elemento ludico con dei video totalmente disimpegnati, caratterizzati appunto anche da un sottofondo musicale. I giovani, lo hai detto bene, ci passano tantissimo tempo, ma ci passano del tempo per divertirsi fondamentalmente, e quindi ti chiedo, può essere davvero il mezzo giusto per veicolare dei messaggi politici importanti, soprattutto in una situazione critica come questa, critica dal punto di vista politico e dal punto di vista economico? Sì. Allora, se la dovessi guardare da un punto di vista proprio di strategia di comunicazione, che poi è quello di cui ovviamente io mi occupo, non poteva mancare il discorso TikTok, perché non è solo il discorso TikTok, ma è tutto il conglomerato dei social network e l'audience generale che io riesco ovviamente ad attirare, perché ogni singolo social, ogni qualvolta ovviamente comincia a prendere piede, è sempre utilizzato solo per una singola cosa, no? Facebook era utilizzato tra gli studenti del college e poi è diventato quello che sappiamo. Instagram era solo utilizzato per le foto e quindi solo da parte dei fotografi, e poi sappiamo che fine ha fatto. TikTok fino a 2-3 anni fa dicevano no, non è solo per i balletti, ma
oggettivamente anche io a livello aziendale lo utilizzo ormai da 2 anni con successo su differenti ovviamente realtà, che siano e-commerce, formazione, che siano prodotti fisici, vendita di climatizzatori, qualsiasi tipo di cosa. Per quale ragione? Perché oggi la gente compra non dalle aziende ma dalle persone. E quindi se la gente non compra più dalle aziende, ma compra dalla persona che veicola il messaggio dell'azienda, che è il motivo per il quale abbiamo visto gli influencer crescere sempre di più e la figura dell'influencer crescere sempre di più, è inevitabile che TikTok è uno di quei posti dove devi necessariamente essere, se non vuoi lasciare dei pezzi della tua comunicazione scoperti, perché magari stai solo andando su Facebook, su Instagram oppure nei vari ovviamente altri canali che si possono utilizzare, ecco, per una campagna di questo tipo. Chiaro, quindi insomma dobbiamo allargare, ampliare un pochino lo sguardo quando parliamo di social network, perché sì, come sottolineato, nasce magari uno strumento con una determinata caratteristica, struttura, natura, un obiettivo e poi si trasforma in tutt'altro. Sì. È chiarissimo, ecco, il discorso, quindi dici è giusto esserci e i politici hanno fatto questo passo di entrare su TikTok. Noi abbiamo fatto un collage praticamente delle loro dichiarazioni più significative su TikTok. Tu ridi già perché un po' la reazione è quella, ovviamente la analizzeremo, però prima, ecco, vediamo questo video con il meglio e il peggio dei politici su TikTok. Ciao ragazzi, eccomi qua. Vi do il benvenuto sul mio canale ufficiale di TikTok. Su questa piattaforma voi ragazzi siete presenti in oltre 5 milioni e il 60% di voi ha meno di 30 anni. Soffro di un po' di invidia, ma mi faccio ugualmente tanti complimenti. Viva il comunismo, la falce, il martello, Lenin, Stalin, l'Unione Sovietica, ma guardiamo al futuro. Kenta, hai ragione, ho detto una parola senza senso, quindi adesso riproviamo. Konnichiwa. Meglio? Perché ho visto il tuo video, ho imparato qualcosa e quindi tu puoi continuare ad aiutarmi perché nel giapponese non sono proprio brava. E quindi se è valido quell'invito a cena, sono pronta per il sushi, però cotto perché il crudo non lo mangio. Altrimenti ramen. Konbawa. E che ci fai anche tu su TikTok? Ci mancavi solo tu. Primo video arriva proprio in questo momento. A 25 giorni dalla campagna elettorale. È vero che la campagna elettorale porta tutti noi a voler trovare dei nuovi canali alternativi per dialogare, discutere. Per molti di voi io sono un esperto di first reaction shock o di shish, linguaggi quasi più complessi del corsivo. Il 25 settembre saremo gli unici a proporre il salario minimo legale a 9 euro. Perché oltre 4 milioni di lavoratori e lavoratrici guadagnano 3, 4, 5 euro l'ora e questo non consente loro neppure di arrivare a fine mese e fare la spesa. Insomma, i politici sì, hanno fatto il loro accesso su TikTok, però in una maniera, diciamo, un po' buffa, perché non possiedono completamente così la conoscenza, ecco, del linguaggio e delle strutture di questo social. Ecco, tutto questo non ha appunto un po' l'effetto contrario, cioè al posto di avvicinare i giovani alla politica succede il contrario, cioè che il messaggio politico venga sminuito, svilito in un certo senso, se fatto così. Cosa? E l'ho proprio analizzata anche sui dati in realtà. E è vero che la maggior parte delle, mi sono andato a riguardare anche tutte proprio i primi video di quando sono andati ovviamente live i vari politici, credo che Salvini sia stato uno dei primi 2019-2020, una cosa del genere, poi per ultimo abbiamo avuto ovviamente Berlusconi e i loro primi video. Se li sono andati tutti a guardare, sono stati effettivamente un po' fuori dalle righe, nel senso era palese il fatto che volessero trasmettere qualcosa con un mood che in quel momento non gli apparteneva. Però se andiamo poi a guardare tutta l'altra serie di contenuti che vengono pubblicati, ad esempio di tutti gli esponenti ovviamente che hai fatto vedere poco fa, se andiamo a guardare la maggior parte poi dei video che sono andati veramente virali o sono estrapolati da interviste che loro hanno fatto in altri contesti, sì, e sono stati montati da persone che ovviamente sanno come funziona l'algoritmo di TikTok, perché ovviamente hanno, insomma, sono andate abbastanza virali e lo abbiamo visto, e dall'altra parte questo cosa ci fa capire? Che certo ci sono dei contenuti che sono stati creati ad hoc per TikTok all'inizio,
ma subito dopo sono passati a ok, io ho fatto questa intervista in TV, ok, prendo la clip, la adatto per TikTok e la pubblico su TikTok. Quindi in realtà nel momento in cui poi hanno iniziato a prendere la prima trazione, hanno iniziato poi a pubblicare in una maniera, dal mio punto di vista, che si addice, per la maggior parte dei casi, magari non sempre, c'è qualche caduta, però si addice alle loro comunicazioni. E paradossalmente questo ha permesso, secondo me, da una parte a creare questa scissione, questa divisione. Quindi ci sono quelli che ma questi che cosa vogliono fare, ma ci prendono in giro, non è possibile, di qua e di là. Però sappiamo, e la storia insegna, che ogni qualvolta c'è qualcuno che dice stai facendo una cosa sbagliata, dall'altra parte c'è chi dice stai facendo la cosa giusta. Il problema è se fossero stati senza neartene parte, no? Ok, sì, vabbè, ci sono, non ci interessa. Ma questo spaccamento che hanno creato tra varie audience, sì, ci piacciono, no, non ci piacciono, era questo l'intento che ovviamente dovevano suscitare nella mente delle persone, perché tutti ne stiamo parlando, e probabilmente era un pizzico di pubblico in più che serviva per andare a smuovere magari determinati animi anche. È vero che all'inizio qualcosa potrebbe essere vista, no, ma a me non mi interessa, io mi allontano, però cerchiamo di pensare a questi ragazzi, o comunque i giovani, e mi ci metto dentro anche io, ho anche su 35 anni, insomma, però stiamo su questi cellulari, no? La maggior parte della gente sta su questi cellulari. Tu puoi anche non considerare magari positivo un comunicato che magari sto facendo, un video che sto facendo, e va bene, però lo stai guardando, e io frequento altre persone che stanno guardando anche quel contenuto, potrebbero guardare quel contenuto, indipendentemente che io vada a commentare o vada a cliccare like, quel contenuto l'algoritmo sa che io ho interagito con quel contenuto e lo proporrà alle persone che ci sono simili a il mio avatar, ok? Quindi quello che sono io per l'algoritmo, per i miei comportamenti, via dicendo. Questo ovviamente fa girare, e per una campagna marketing, io mi occupo di questo, quello che bisogna fare inizialmente è creare un messaggio broad, che sia aperto, e che poi piano piano si vada a stringere come un funnel, come un imbuto, verso poi chi conta davvero. Ogni azienda, e chi conta davvero per il risultato finale, ok? Quindi per un'azienda io parto ovviamente broad e vado a pubblicare per cercare di prendere più audience possibile, polarizzando l'attenzione, perché questo è l'unico messaggio di marketing che funziona: polarizzare l'attenzione. Mi devi amare o mi devo odiare? Non c'è la via di mezzo. Se faccio la via di mezzo sto facendo qualcosa di sbagliato. Ma nel momento in cui io ho catturato questa attenzione, poi piano piano vado a creare dei contenuti che si vadano ad avvicinare a quello che mi interessa per davvero, che è vendere il prodotto, vendere me stesso, vendere la mia immagine, vendere il mio messaggio. E non tutti inevitabilmente sposeranno questo, ma quei pochi che arriveranno lì, per modo di dire, ci sono arrivati proprio perché c'è questa piramide, tra virgolette, che viene costruita, dove messaggio dopo messaggio, comunicazione dopo comunicazione, io divento sempre più consapevole. Inizialmente non sono consapevole, divento consapevole, e piano piano mi consapevolizzo sempre di più, fino a quando prendo la mia decisione, di qua o di là. Certo, ecco, indipendentemente, insomma, quindi dai commenti positivi o negativi, abbiamo capito che è importante innanzitutto diffondere il proprio messaggio, la propria immagine, lasciare che la gente appunto manifesti il suo pensiero, polarizzandolo, come lo hai definito tu, perché abbiamo visto, insomma, queste elezioni quanto mai giocano sull'effetto polarizzazione tra la destra e la sinistra. Quindi, insomma, ancora una volta l'importante è esserci innanzitutto, e poi tutto quello che ne deriva, insomma, lo si commenta. Ma in termini proprio di numeri, ecco, vediamo i politici come se la cavano su TikTok, chi è in testa alla classifica, eccolo qui per numero di follower. Beh, al primo posto abbiamo Matteo Salvini con oltre 500.000 follower, seguito da Silvio Berlusconi a quota 525.000, poi al terzo posto Giuseppe Conte con poco più di 300.000 seguaci, seguito poi, ecco, da Giorgia Meloni, dall'accoppiata del terzo polo Renzi Calenda, mentre chi fa peggio su TikTok è il PD con appena 3.000 follower, ma non ci stupisce, insomma, vista la natura e l'elettorato anche del PD abbastanza elitario. Ecco, si rivolge tra l'altro anche una popolazione, una fetta di popolazione un pochino più in là con gli anni, non certo, ecco,
ecco, alla generazione Z, un tipo di linguaggio che deve ancora apprendere forse il PD. Ecco, io vorrei un commento da parte tua innanzitutto sulla performance di Silvio Berlusconi, perché abbiamo visto, insomma, il suo messaggio ha suscitato ilarità, insomma, non scampa il cosiddetto effetto cringe che è temutissimo sui social, ovvero quello, insomma, di essere anche un po', di risultare un pochino imbarazzante, eppure in testa alla classifica anche su TikTok. E quindi io ti chiedo, ma quindi Silvio Berlusconi, oltre ad essere il re delle televisioni, dei media tradizionali, ha le caratteristiche per diventare anche il re dei nuovi media, dei social network? Può piacere, può non piacere, cerco di stare sempre super partes, mm-hmm. guardarlo da un punto di vista di marketing è anche difficile da parte mia fare una cosa del genere, però se dobbiamo prendere le persone, le loro capacità di comunicazione, tralasciamo poi le capacità che ognuno ha di fare il suo lavoro, lui onestamente ha sempre dimostrato di saper comunicare, è un ottimo comunicatore, è uno straordinario persuasore, e lo dimostra il fatto che tutto questo ovviamente è stato trasferito da un'esperienza imprenditoriale, mm-hmm. che arrivi a quel livello se hai determinate skills, determinate capacità di leadership, di comunicazione. Io ho aziende, non è facile gestire aziende, non è facile gestire persone, gestire dipendenti e tutto il resto, soprattutto nei periodi di crisi, nei periodi dove tutto va bene, e se si arriva a determinati livelli, indipendentemente da quello che si possa pensare, perché ci sono delle competenze che possono essere in parte innate, ma dall'altra parte sono proprio talento che continua ovviamente ad esplodere giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno. Quindi il fatto che lui abbia sia esploso nelle varie TV e via dicendo, anche molti molti anni fa, ricordo anni 90, 94 e via dicendo, è assolutamente normale che stia riaccadendo la stessa identica cosa, perché questa è la nostra nuova TV per la maggior parte delle persone. Quindi per lui non penso che sia una novità, cioè non... Certo, le skills, insomma, che aveva acquisito nel passato le trasferisce poi anche sui nuovi mezzi di comunicazione, e questo, insomma, sorprende fino a un certo punto. Quello che mi sorprende di più, sempre ovviamente per quanto riguarda un'analisi semiotica, non politica, è invece la performance di Conte, che ha un'impostazione completamente diversa da quella di Berlusconi, che fa battute, che racconta barzellette. Invece, diciamo, Conte ha un'immagine di un personaggio piuttosto serio, istituzionale, impostato. Eppure su TikTok, comunque, con i suoi 300.000 follower e il suo terzo posto, fa una buona figura. Ecco, come te lo spieghi? Perché penso che abbia, ripeto, ognuno di questi esponenti ha un suo tratto caratteristico, no? Che è una cosa molto importante quando bisogna andare a comunicare. E ogni tratto caratteristico attira determinate persone e polarizza in un determinato modo. Un Conte, onestamente, lo vedi come la prima cosa che vedi è, ripeto, stando slegato dal discorso politico e via dicendo, ma da un punto di vista di marketing lo vedi, è la prima cosa che ti trasmette può essere: è il papà che mi dà la pacca sulla spalla e si vuol prendere cura di me, del mio futuro, mi dà il consiglio, perché ha quel mood, no? Molto più pacato, più tranquillo, un po' più zen, tra virgolette. Poi anche lui ha determinate frecciatine, perché è giusto che si polarizzi in quel modo, non si può essere precisi e perfetti, se no si annoia, e ovviamente va in quella direzione. Quindi non mi stupisce il fatto che piaccia a un gruppo di persone magari più ristretto rispetto a quello degli altri esponenti, però probabilmente bisognerà vedere poi cosa succederà, insomma, tra qualche giorno, ma e anche guardando proprio i dati a posteriori. Però ha uno stile comunicativo che può piacere, può non piacere, è molto tranquillo, e questo stile comunicativo tranquillo suscita tranquillità nella mente delle persone, e da qualche parte ovviamente suscita anche il voler, ok, lo condivido di qua e di là, perché la realtà è questa, cioè se questi politici sono cresciuti su TikTok, non sono cresciuti perché hanno la manina magica dietro TikTok che gli dice sì, tu sei Silvio, tu sei Salvini, tu sei questo, allora ti metto qua con questi follower. No, cioè è il popolo che gli ha dato quel potere, quindi vuol dire che piacciono, e sia che piacciono che non piacciono, questo è il seguito che hanno, quindi vuol dire
che funziona alla fine. Ecco, sì sì no, giusto, ma dobbiamo distinguere poi il seguito dal riscontro. Ecco, il seguito sicuramente ce l'hanno, poi che piacciono o non piacciono, questo è un altro discorso e lo affrontiamo proprio adesso, perché qual è la risposta, insomma, della community rispetto allo sbarco dei politici su TikTok? Abbiamo scelto una voce in particolare, quella di un influencer molto famosa su TikTok, si tratta di Emma Galeotti, che ha circa 700.000 follower, quindi più di tutti i politici italiani, ma ecco, è divenuta famosa anche non solo ecco, tra il suo gruppo di pari, ma anche tra le altre generazioni, quelle un po' più anziane, per aver ecco, pubblicato un video di protesta contro lo sbarco dei politici sul social network. E leggiamo appunto le sue parole, insomma, quando ho visto le prime apparizioni dei politici su TikTok mi sono detta devo farci un video, perché da un lato sì, mi fanno ridere, ma dall'altro però mi è venuta un po' di rabbia perché mi sono sentita presa in giro e sminuita. E poi aggiungo anche altre dichiarazioni, la Galeotti ha sostenuto: o ci spiegano cosa vogliono fare senza trattarci come degli scemi che non capiscono nulla, oppure è meglio che spariscano del tutto dai nostri social. Una reazione quindi ecco davvero molto dura. Tu come la commenti, Mick? È stata veramente insomma una risposta piccata quella di Emma Galeotti rispetto ecco allo sforzo della politica italiana di modernizzarsi. Guarda, mi è piaciuto questo video, sono andato proprio a vederlo, sì. E tra l'altro la ragazza Emma crea dei contenuti che sono straordinari, sono veramente belli, divertenti, sì. Sì, quindi tanto di cappello, bravissima, molto giovane anche da quello che si vede. Allora, mi ricorda tanto quello che dicevano dello i fotografi quando del capitalismo. Gli imprenditori o professionisti sono iniziati ad entrare su Instagram, oppure quando le aziende sono iniziate ad arrivare su Facebook, c'erano quelli del college, gli amici dicevano noi non le vogliamo queste aziende perché poi alla fine se abbiamo tutti iniziato ad usare Facebook e le persone hanno iniziato a trovare sempre più amici su Facebook è stato perché c'è stata una mass adoption che prevede ovviamente persone di una fascia d'età molto più alta e quindi business, soldi, vi dicendo, all'interno di quel social. La stessa cosa l'abbiamo vista con Instagram, la stiamo vedendo anche con TikTok. I giovani, soprattutto di questa fascia d'età, ripeto, non so esattamente l'età della ragazza, ma 19 anni. 19 anni, quindi molto giovane. E è normale che ci sia questa reazione perché qualcuno di più grande sta entrando in casa tua, tra virgolette, ma i ragazzi molto giovani che magari lavorano con TikTok, questa ragazza lavora sicuramente da Dio con TikTok e avrà un futuro straordinario se ovviamente continua a fare determinate cose bene, da una parte è giusto che dica così perché ti senti invaso e ti senti preso preso per i fondelli, mm-hmm. Però dall'altra parte una persona di questo tipo deve anche essere contenta che stia arrivando la mass adoption di questo tipo, perché questo vuol dire che tutto ciò porterà fasce di persone di età sempre più ovviamente alta e questo farà in modo che anche il singolo influencer cresca sempre di più. Perché se no siamo sempre noi, no? Se siamo sempre noi, il mio seguito a un certo punto non è che può crescere. E poi i 19enni, i 20enni saranno i 30enni tra 10 anni e le cose sicuramente cambieranno tantissimo. Quindi non penso che sia propriamente giusto dire che stiano prendendo in giro. Penso che sia giusto dire che stanno cercando di utilizzare TikTok nella maniera che gli è stata spiegata, perché di certo nessuno di questi esponenti si è messo lì a leggere articoli sugli algoritmi, quindi avranno professionisti, agency che li seguono a 360 gradi, ma è normale, sta arrivando una fetta di popolazione che trainata dai politici a un certo punto ovviamente avrà un senso logico nel grande schema delle cose, quindi ci sono i giovani che non sono d'accordo con questo approccio da parte dei politici. Ripeto, io in realtà l'ho guardato con gli occhi di un 35enne, la maggior parte dei contenuti, a parte qualcuno che può essere sì, c'è il balletto oppure la gaffa, in realtà chi è stato veramente bravo, e ripeto slegandomi da qualsiasi tipo di preferenza, però un Salvini, anche Conte oppure anche Berlusconi, se andiamo a guardare bene i video, la cosa buffa e divertente è che loro sono stati se stessi. Sì, e sì, sì. Loro non possono mostrare questo lato di sé in TV o da altre parti perché devono stare sempre composti. Quindi questo
sembra che sia, ci stanno prendendo in giro, in realtà sono esseri umani come tutti. Se quello si schiaccia la mosca mentre sta parlando, chi di noi non l'ha mai fatto, no? Quindi è un modo diverso di trasmettere il messaggio, entrando più in maniera ravvicinata a contatto con il politico stesso, che può piacere, può non piacere. E penso sinceramente che i social siano la casa di tutti, non ci sia il no, io qua non ti voglio, questa è casa mia, no, perché non è casa di nessuno, perché se abbiamo un certo seguito è perché ci sono sempre più persone che entrano all'interno del social. Se ecco, social sì, no, certo, e poi come hai detto prima, sono un po' insomma dei vasi comunicanti le generazioni, esatto. Per cui c'è un effetto traino con appunto i giovani influencer che possono pescare dall'elettorato più adulto che magari sbarca su TikTok per vedere un po' i politici che cosa fanno, e viceversa, e i politici che cercano di pescare consenso invece tra i giovani. Quindi insomma, ma è un organismo che si alimenta di queste interazioni continue. Mick, io ti ringrazio tantissimo per questo bel approfondimento sulla politica e sui politici sbarcati su TikTok che abbiamo fatto insieme, naturalmente a pochissimi giorni dalle elezioni. Vedremo se comunque l'obiettivo numero uno, quello di evitare l'astensionismo della fetta di popolazione più giovane, sarà effettivamente centrato o meno. Ormai il verdetto ce l'avremo davvero a breve. Grazie Mick per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a voi.